Marco Battaglino, capitano della Roero Isolamenti Canalese. Si passa dai festeggiamenti dell'Araldica a Castel delle Lanze alla delusione naturalmente in casa canalese. Ci hai provato sotto 2-0, c'è stata questa rimonta fino al 3-2, poi più nulla da fare. Sì, diciamo che ce l'abbiamo messa tutta, devo fare i complimenti agli avversari che secondo me hanno fatto una partita di altissimo livello. Secondo me ci siamo giocati un primo tempo secondo me veramente di alto livello. E sono messo stati superiori in tutti e quattro i reparti, ci hanno veramente messo in difficoltà e verso la fine io facevo fatica anche a spingere, diciamo che non c'era una temperatura che agevolava anche molto la palla a pugni stasera, però bravi loro. Se dobbiamo analizzare la stagione che abbiamo fatto, sono messo una stagione positiva. È ovvio che quando arrivi qui uno ce la mette tutta per passare il turno e andare avanti. Per quanto riguarda il futuro, stai già pensando a qualcosa? Sì, adesso non c'è ancora nulla di decisivo, comunque in queste settimane vedremo cosa, se sarò qui, se sarò via, vedremo. Ragazzi, ormai ci avete preso gusto, eh? Intervista insieme quando va bene, però quando perde... Quando perdiamo faccio fare a lui. Sono guadagnate queste interviste, dai, no? Guarda, gli scherzi, è un talento, gioca sta palla che è uno spettacolo. Se riesce a inquadrarsi è fortissimo, quindi è un piacere aver giocato insieme, è un piacere aver fatto questo passaggio dello spareggio, essere in semifinale, quest'anno secondo me finale di Coppa Italia, comunque semifinale conquistata bene, siamo strafelici e bravo capitano. Grazie a voi. Christian, l'unico neo di questa serata, possiamo dire, dal 2-0 al 3-2 per loro, lì c'è stato un momento di difficoltà, forse l'unica difficoltà di questa partita. Sì, siamo partiti forti, decisi, perché sapevamo che era una partita difficile, soprattutto qua a Canale lui gioca molto bene, e quindi siamo partiti subito decisi, perché sapevamo che se li lasciavamo andare poi era finita. Quest'anno non avevamo ancora vinto qua, e quindi ci tenevamo oggi di portare a casa la partita. Abbiamo lavorato tanto sull'atletica queste due settimane e i risultati si sono visti, le gambe oggi c'erano, il colpo mi veniva bene, la squadra mi ha aiutato tantissimo e soprattutto Amoretti 100% oggi. Un bacio alla mamma che è a casa che non è venuta a venire. Gli faccio un saluto anch'io. E comunque abbiamo fatto un'ottima prestazione oggi, una partita veramente da squadra, a partire dal capitano e dalla spalla, da Bianco, da Vincenti, abbiamo fatto un partitone, quindi secondo me ci siamo meritati la semifinale. Adesso logicamente è dura contro Massimo e sarà super 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 dura, però cerchiamo di fare la nostra partita, di rendergli la vita difficile. Come si dice quando uno non ha più nulla da perdere. Bravissimo, può succedere di tutto.